madre è il momento in cui Donatella rincontra il bambino e sulla spiaggia e fanno il bagno insieme e si vede la capacità di lasciare andare di una madre che ama davvero. Io ho tre scene madri che, verso la fine. La prima quando si scambiano i ruoli a casa della mamma di Beatrice e quindi quella triste diventa subito super felice e l'altra più assonnata. E quando incontra il figlio e sul muretto quando gli racconta la storia del figlio quando l'ha lasciato. Per me la scena madre è quando Donatella parla di suo figlio e esprime tutto l'amore che prova per lui. Scena preferita si è ripetuta alcune volte e iniziata ed è il confine che stava sopra tutto quanto è la scena del treno col parapetto che si è ripetuta alcune volte. Quello è il grande confine. Sicuramente per me la scena madre è stata loro due che fanno da parodia a Thelma e Louise e vanno via quella macchina d'epoca, per quanto la mia scena preferita probabilmente rimane quella del ristorante che mi ha fatto molto ridere. Quando prendono la macchina dalla lavorazione del film, quella macchina d'epoca rossa, e tra virgolette vadono dalla scena del film e c'è un momento in cui diciamo sono veramente libere, cioè libere di andare. Allora, la mia scena madre è quando Beatrice manda a Donatella i gioielli per poter uscire, i gioielli accompagnati dai messaggi per poter uscire e lei commenta che è decisamente matta. È piaciuta, diciamo, tutto il film, però una scena molto toccante alla fine quando Donatella incontra il bimbo in spiaggia, i genitori adottivi lasciano fare e poi alla fine quando lei rientra alla villa e incontra di nuovo la sua amica.